I processi che mi scaglieranno addosso Milano sono delle autentiche farse. Io sottrarrò qualche ora alla cura della cosa pubblica per andare là e sbugiardarli tutti. Queste cose qua a me mi caricano, agli italiani gli caricano. Viva l'Italia, viva Berlusconi. Tutte le volte che spari cazzate come raffiche, dimmi tra come il gesto che tu hai fatto alla giornalista russa. Per tutte le volte che non chiedi scusa a gente come me e trovi sempre il modo di farmi passare per un comunista. Per tutte le volte che è tua la colpa e forse non lo è, ma il dubbio resta e fatti processare se non hai nulla da temere. Ma ti inventi un lodo e poi scatta qualcosa e dentro non ci vai, e tutto il resto passa in secondo piano come fosse inutile. Se invece tu ti interessassi dei problemi del paese, del lavoro, della scuola, della sanità italiana, invece pensi a far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo e l'universo. Non capisco, ma non vedi che è impossibile? Insomma, 73 sono 73, no? Tutte le volte che un duomo in viso nulla fa perché questo dolore non serve ad aumentare il tuo partito dell'amore. Ma non hai capito che al mondo esiste gente come me che non per forza deve essere comunista perché non è come te. Se invece tu ti interessassi dei problemi del paese, del lavoro, della scuola e della sanità italiana, invece pensi a far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo e l'universo. Non capisco, ma non vedi che è impossibile? Non è possibile. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti. Basta! Ecco che pare. Se invece tu ti interessassi dei problemi del paese, del lavoro, della scuola e della sanità italiana, invece pensi a far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi e con le giovani promesse c'è bisogno che le paghi. Ma verrà un giorno in cui sarai costretto a recarti in tribunale senza nessun lodo e finalmente dovrai farti processare. Che non sei così invincibile.